Allora, siamo arrivati al momento del titolo nel mirino della settimana. Andiamo a scoprire che titolo vogliamo mettere in osservazione, naturalmente per insomma, analizzarlo anche graficamente. Tra poco lo faremo proprio con te, Enrico. Qualche notizia invece più fondamentale, appunto, D'Amico? No, era giusto, titolo nel mirino. D'Amico, il gruppo D'Amico fondato nel 1952, leader mondiale nel trasporto marittimo nei settori dry cargo e product tankers e offre servizi di spedizione internazionale relativi ai core business. Possiede una flotta moderna ed ecologica di navi, ha insomma tantissimi dipendenti, 300 a terra e oltre 3.000 marittimi a bordo delle sue navi. La sua missione e strategia sono sempre state incentrate sulla sostenibilità, sulla cura del cliente, sul coltivare l'eccellenza professionale delle sue persone. Perché questo titolo, dopo questa introduzione, per farlo conoscere anche a chi non lo conosce, Enrico? Beh, in questo caso, a differenza di altre volte nelle quali ho anche parlato di situazione della congiuntura economica rispetto al core business e così via, in questo caso ho fatto proprio una scelta dettata esclusivamente dall'analisi tecnica, in quanto il movimento del prezzo sul grafico di D'Amico, secondo me, è estremamente pulito, importante e promettente. Adesso sta passando un'ambulanza, speriamo che non sia nulla di grave, speriamo anche che Infatti, non no, sia per me, soprattutto. mi sembra in forma, insomma, Ma almeno mi hai potrebbe detto essere così. la Neuro, non si sa mai. Magari, sai, Ok. Putin ha subito provveduto Ah, non sappiamo, esatto. dopo i miei auguri al caro Vladimir. Passata, no, non Allora, era per te, non vai. era per me. E quindi, ecco, secondo me, D'Amico, in ottica proprio di analisi tecnica nuda e cruda, offre un'opportunità estremamente interessante in ottica di medio periodo. E se tu lo consenti, possiamo anche Sì. vedere il primo dei due grafici, quindi quello con un time frame mensile, Eccolo qui. perché effettivamente, secondo me, è molto chiaro. Ossia, vediamo un downtrend, quindi un trend ribassista che dal 2015 ha portato il prezzo ai minimi assoluti, e parliamo proprio di area 008-007. Vediamo che da lì il prezzo ha fermato la sua discesa e ha iniziato quello che è il più classico dei periodi di accumulazione. Accumulazione vuol dire che le vendite vengono compensate dagli acquisti, quindi il prezzo non scende più, per cui gli investitori giudicano D'Amico a quel prezzo conveniente. E l'accumulazione che si forma, che è evidenziata dal rettangolo in giallo, poi diventa un trend rialzista, che viene viceversa evidenziato dal rettangolo verticale in rosso, che comprende tre candele mensili. Ora, è vero che la terza candela non è ancora una candela chiusa, perché siamo al 18, ma sostanzialmente possiamo definirla come una candela quantomeno molto promettente, ossia se D'Amico chiudesse all'incirca a questo livello, quel pattern sarebbe un pattern valido, un pattern che si chiama Three White Soldiers, i Ok. tre soldati bianchi, che si chiama così perché arrivano in soccorso, sono la cosiddetta cavalleria che durante un periodo di ribassi arrivano e sparigliano le carte e invertono il trend. È un pattern raro da trovare, perché dopo un movimento così piatto nell'accumulazione, un movimento invece così verticale, improvviso, è raro. In questo caso è anche molto chiaro. Ok, E mi è da venuto qui. in mente che sarebbe interessante anche fare una sorta prima o poi di glossario con le figure dell'analisi tecnica, magari nel nostro Fast Finance, per capire di più anche, infatti, quando vediamo i grafici come questo. Sono affascinanti e potrebbe essere un'ottima idea, e credo che sarebbe anche apprezzata. Ok, lo faremo. Allora, dicevamo, passiamo sul grafico weekly o dobbiamo aggiungere Passiamo sul qualcosa? weekly, Ok. dove abbiamo lasciato evidenziata l'area in giallo di accumulazione, che appunto mostra chiaramente la parte bassa e la parte alta, e sulla destra del grafico vediamo la salita del prezzo, quindi in pratica abbiamo spacchettato, se mi passi il termine, le tre candele importanti sul grafico mensile, quindi vediamo che sul grafico settimanale chiaramente sono all'incirca una dozzina. Quindi il trend si può definire invertito. A questo punto, anche statisticamente, dopo una dozzina di candele verdi, è perfettamente legittimo attendersi un rifiato, un ritraccio, una pausa di consolidamento. Ecco, che se dovessimo tornare quindi con una pausa di consolidamento in area 0,1250, anche 0,1280, Sì. andremmo a retestare la parte alta dell'area di accumulazione in giallo, che fungerebbe da supporto.
e da lì io credo che potrebbe essere interessante l'acquisto, perché ritengo più che possibile a quel punto una seconda gamba rialzista, quindi l'estensione, la maturazione del trend, che avrebbe anche un target. Questa volta ho voluto dare anche un target in area 0,20, che era un livello che nel 2017, vediamo sulla parte sinistra del grafico, era un livello supportivo e che quindi ora diventa una resistenza secondo me prendibile. Va da sé che entrare a 0,1250 per andare a 0,20 significa andare a fare all'incirca un 65-70% di rendimento, e quindi diventa molto molto interessante. Ok, allora questo è il titolo nel mirino della settimana. D'Amico, naturalmente, per tutti gli approfondimenti del caso, Enrico Gei è a vostra disposizione.